Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come leggerete dal titolo, oggi vi parlerò di una cosa molto particolare, di un argomento molto particolare, di un libro molto particolare, ovvero della storia dei Motley Crue, nella loro biografia ufficiale. Questo video è molto diverso rispetto ai due precedenti, quello in cui vi parlavo dell'università e l'altro in cui mi truccavo. Perché ho deciso di fare questo video? Come vi ho detto nel video scorso, una delle mie passioni più grandi è la musica, soprattutto quella degli anni 70, 80, è il metal, il rock, i vari sottogeneri, soprattutto di quel, ripeto, quel determinato periodo, soprattutto gli anni 80. È perché ho finito questo libro che racconta proprio la vita, la storia di questa particolarissima e importante band, ovvero i Motley Crue. Il libro in questione è questo, ovvero The Dirt. Ecco, The Dirt, la storia dei Motley Crue, confessioni della band più oltraggiosa del rock. E questo libro appunto l'ho terminato poco fa, me lo sono veramente sbranato. Voglio parlarvi di questo libro in maniera molto generale, molto così discorsiva, senza andare troppo nei dettagli e troppo nelle varie date o negli eventi specifici. Voglio semplicemente dirvi un po' la mia, consigliarvi no, questo libro, cosa mi è piaciuto, cosa no, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo subito. Perché ho deciso di acquistare questo libro? Perché amo i Motley Crue alla follia, li ascolto la prima volta a 17-18 anni circa, e devo dirvi che all'inizio non mi hanno convinta troppo, ho ascoltato in verità poco e niente, ma non lo so, non mi hanno ispirata più di tanto. Poi dopo qualche mese li ho riascoltati, mi sono piaciuti tantissimo, mi sono innamorata completamente. Poi vi ripeto, io ho proprio una passione smodata per gli anni 80, per la musica degli anni 80 e il metal degli anni 80, quindi cioè, i Motley Crue reincarnano proprio quel periodo, la musica di quel periodo e gli eccessi di quel periodo. Sono veramente la band più, vi ripeto, anche evocativa, più proprio una delle più significative di quel periodo. E quindi ero super interessata, appunto, ovviamente poi mi sono documentata. Mi ero innamorata delle loro canzoni, il mio album preferito è Shout at the Devil dell'84, che secondo me è meraviglioso. E è proprio secondo me quello più Motley Crue, ecco, quella cosa che mi ha convinto ulteriormente a comprare questo libro, a leggere di più, è stato il film dei Motley Crue, che è su Netflix. Tra l'altro si vede la zampa del mio gatto che sul letto si sta leccando, va bene. Comunque, ho visto il film di Motley Crue che è uscito l'anno scorso su Netflix nel 2019 e ho detto wow, è pazzesco. Io sapevo un po' in linea generale la storia dei Motley Crue, ma il film mi ha stupita. Tra l'altro voglio farvi magari un piccolo paragone tra film, libro, eccetera, eccetera. Mi ha meravigliato tantissimo, ho detto wow, quel film mi è rimasto impresso veramente in una maniera proprio forte. Ecco, di nuovo la coda che si muove. E niente, ho detto wow, io non mi ricordavo fosse così assurda la loro storia, chissà cos'altro potrebbero raccontare. Tra l'altro sono tutti vivi, tutti i quattro componenti, nonostante tutto, sono ancora vivi, per fortuna, perché ovviamente è una cosa bella, però hanno fatto veramente la loro vita cose assurde. E quindi ho visto il film, ho detto no, io voglio leggere la biografia, perché sicuramente sarà più dettagliata e saperne ancora di più. E allora ho comprato questo meraviglioso libro che tra l'altro è di quasi 500 pagine, 430 pagine circa, quindi è bello, bello corposo, ma lo leggete veramente super velocemente perché è molto scorrevole. E appunto in questo libro parlano tutti i componenti della band, le varie persone coinvolte, quindi ci possono essere i vari agenti, insomma, c'è un po' di tutto, soprattutto le testimonianze dei
dei componenti di Mick Mars, Nikki Sixx, Vince Neil, Tommy Lee, che sono appunto i componenti della band. Quindi c'è questa alternanza tra la testimonianza di Tommy, poi quella di Nikki, diciamo anche i vari punti di vista, ecco, di una determinata situazione, di un determinato evento. Quindi è proprio interessante anche questo paragone, vedere come magari in un evento particolare, in un momento particolare, Nicky per esempio non si ricordasse niente, mentre Tommy invece racconta proprio cosa è successo, viceversa. Insomma, è molto interessante vedere questo cambio, ecco, di punti di vista. Mi è piaciuto tantissimo. Devo dirvi che il mio preferito è sempre stato Nikki Sixx, vabbè, come leggete insomma dal nome del mio canale, e non è molto difficile, ecco, capirlo. Mi piace tantissimo perché è una persona estremamente particolare e in questo libro lo vedete assolutamente. Molto particolare secondo me, più degli altri, anche se tutti hanno tanto da raccontare, tutti e quattro hanno molto da raccontare, ma Nicky qualcosa in più, ha una sofferenza secondo me in più e si sente molto nella storia della sua infanzia, nella sua durante appunto la sua vita adolescenziale, nella pubertà. E questo libro riporta proprio, parte dagli inizi, proprio ripeto, dall'infanzia, dalla pubertà, soprattutto di Nicky, degli altri molto meno. Di Nicky invece, su Nicky ci si sofferma forse sì, un po' di più, mi pare che anche sia quello che parla anche di più. Comunque ci sono più testimonianze di Nicky, più la storia di Nicky. E quindi diciamo è bello, interessante vedere proprio questa storia di questa vita tormentata che già è iniziata dall'infanzia, da quando era piccolissimo, e vedere poi gli effetti negativi poi sulla sua persona, durante la sua crescita, perché quando una persona che sia adulta, adolescente, quello che è, se manifesta delle problematiche è perché probabilmente ha vissuto, ecco, questa è una cosa scontata, però è verissima, delle problematiche in età infantile. Questo influenza tantissimo l'infanzia, probabilmente è il periodo che influenza maggiormente, è importantissimo perché influenza maggiormente l'individuo nella sua. E poi gli effetti si vedono da adulti, cioè per tutta la vita. E questa cosa, vi ripeto, si vede tantissimo nella storia di Nicky, che ha avuto un'infanzia super problematica. Quindi, allora, cosa dirvi? Ripeto, non voglio andare troppo nel dettaglio, vi dico solo che questa biografia è uscita per la prima volta nel 2001, nel 2019 è uscito il film per Netflix, poi è stato un riadattamento, diciamo, dell'opera del 2001, del libro del 2001, ed è uscito questa edizione nuova, mi pare sempre, sì, del 2019, esatto, dopo il film di Netflix. E ci sono un sacco di foto pure bellissime degli anni 80, mi fanno impazzire queste foto, ragazzi, ve lo giuro, cioè, proprio per darvi un'idea così generale. Aspettate, guardate. Vabbè, comunque, insomma, se conoscete i Motley Crue sapete insomma il loro stile, Niente, vi ripeto, non voglio raccontarvi la loro storia, voglio però consigliarvi assolutamente questo libro. Se amate Motley Crue, ma non solo, certo, se non mi interessa particolarmente il metal, la storia del rock degli anni 80, questa band, ecco, è abbastanza inutile comprarlo, però leggerlo. Però lo consiglio soprattutto, vi ripeto, ai fan e a chi si interessa a queste storie, perché secondo me è troppo interessante. A tratti devo dire che mi ha disturbato, anzi, a tratti molto spesso mi ha disturbato, devo essere sincera, perché ci sono delle storie veramente, veramente forti, degli eventi davvero davvero forti, a volte stomachevoli, se posso dirlo.
forti che possono disturbare e possono anche turbare, questo secondo me sì, soprattutto per chi è più sensibile. Nel film si vede ovviamente tutto semplificato, però già il film rende l'idea, ma non è niente in confronto alla verità effettiva che ritrovate nel libro. Poi chissà cos'altro sarà successo, perché giustamente... E quindi il libro riporta molti più eventi, ovviamente, molti più Secondo me dettagli. una delle parti più interessanti è la dipendenza di Nicky. La parte appunto delle droghe, quella secondo me è interessantissima, secondo me interessa un po' a tutti. Vedere poi il loro declino, cioè come le droghe, diciamo, inizialmente potessero servire un po' per distrarsi, un po' per divertirsi. E vedere poi come effettivamente li portino alla rovina, piano piano, sempre di più al baratro, soprattutto Nicky, secondo me è veramente interessantissimo. Vedere la quasi morte, non per spoilerarvi, ma se conoscete Motley Crue sicuramente saprete anche di questo, che Nicky Six è sopravvissuto, diciamo, a una morte quasi certa, a un'overdose. Assurdo vedere poi che la prima cosa che abbia fatto quando è tornato a casa dall'ospedale è stata bucarsi nuovamente. Cioè, questo per farvi capire proprio l'assurdo, veramente, la follia anche di una tossicodipendenza, perché questa è una parte fondamentale nella storia dei Motley Crue, l'assunzione di droghe. Le droghe che hanno determinato tantissime cose e vi ripeto, secondo me è troppo troppo interessante. Tra l'altro Nikki Sixx ha scritto The Heroin Diaries, in cui racconta, diciamo, questo diario autobiografico in cui racconta proprio la sua battaglia con le droghe, soprattutto con l'eroina, perché l'eroina è una delle droghe una delle droghe più potenti, soprattutto negli anni 80, che era abbastanza buona, abbastanza pura, quindi più potente, e appunto racconta proprio queste sue difficoltà, le crisi di astinenza, la sua dipendenza veramente fortissima e le difficoltà nel combatterla e nel viverla. In questo video non volevo, diciamo, non avevo l'obiettivo di raccontarvi la storia, di darvi troppi particolari, volevo semplicemente consigliarvelo e invogliarvi ad acquistarlo, comunque leggerlo, un po' a documentarvi se ne avete voglia, se siete curiosi. Vi ripeto, è una storia incredibile che non ha probabilmente uguali. È qualcosa di assurdo, quindi niente, ve lo consiglio vivamente, ragazzi. Dopo questo video, niente, spero di girarne presto altri, non lo so, magari dove parlo di musica, vedremo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!